Historic, seconda edizione, anche questo per quel che riguarda Rally Sulci. Allora, abbiamo portato ancora un'altra vittoria, questa splendida Porsche, come è stato quest'anno, lo scorso anno no, quest'anno sì. Lo scorso anno purtroppo ci siamo ritirati praticamente la prima prova della domenica e quindi quest'anno il primo intento era arrivare in fondo, poi logicamente si tira sempre il risultato, quindi... è importante. Sicuramente sì. Signora Laboise, anche da lei vorremmo sentire la sua voce e dirci qualcosa. No, beh, bello, bella gara, belle prove, è andato tutto bene, quindi un grazie all'assistenza che ci segue sempre, al papà che ci è dietro come l'ombra e a tutta la famiglia, quindi bello, belle prove, bello il pubblico che oggi ho visto che c'era anche sulle prove. Presente, non è dato per scontato visto che avete prove molto impervie come per arrivarci, però bello, complimenti per l'organizzazione. Un applauso la boa per la vittoria dello storico con la loro Porsche, direi che ma l'applauso più grande per il mattatore di questo historic, l'equipaggio, aspettiamo per i premi, scusi, ok, va bene, per l'equipaggio, ah, ma siamo diventati tre, vabbè, Marc Laboise e Stéphanie Laboise, ok, dai, ce l'ho fatta, eccoli qua con la loro Porsche, la 911 che vedete qui dietro di me del team Bassano, hanno vinto lo storico.
ritorna Iglesias con i vincitori Marc Lavois e Stephanie Lavois, Alessandro, premiati dall'amministrazione di Iglesias. Sono loro i vincitori. E adesso, caro Jonathan, più che We Are the Champion, ti chiedo, ci togliamo il cappello e torniamo al nostro consueto inno nazionale. Così Jonathan, grazie. Ci tengo a precisare che sulla loro vettura, ma l'avrete sentito anche dal Codabois, solo date a me che sono papà, vieni con me, andiamo a vedere la macchina, vieni, perché mamma e papà tra due secondi sono fradici e quindi è meglio che tu guardali, guarda cosa fa, guardali, adesso vieni un po' più indietro ancora. Fate i bravi da quella parte, via, vedi cosa succede, si bagnano tutti come dei forsennati. Mamma non è riuscita ad aprire la bottiglia, è un po' meno qui. E voilà, è andata, olè, ce l'abbiamo fatta ad aprire anche quella. È negli occhi è di un bel, no, Boni che abbiamo il piccolo. Ok, Cin, guardalo lui, altro che le prove del Sulcis, è lì che sta provando le pene dell'inferno perché c'ha tutto lo spumante. Com'è la sensazione dello spumante negli occhi? Ma è sempre buona, ha detto, dai. Ok, sei stato bravissimo, bravo, ti lascio, attento che puzza un po' adesso, però vabbè, ci sono cose che capitano. Allora, no, come, ne vuoi un pochino? Oh, la vostra.